Sì, torniamo qui davanti alla Prefettura di Genova per la manifestazione di Ansaldo Energia. Al di là delle oltre 2.000 lavoratori dell'Ansaldo Energia, ci sono 500 lavoratori, quasi tutte donne, insomma, che fa le pulizie, che fa altro tipo di mansioni dell'indotto. Anche loro sono in ansia perché rischiano il posto di lavoro. Lei che lavoro fa? Io sono nell'impresa delle pulizie e sono 28 anni che sono in Ansaldo, quindi praticamente casa mia lì. E se succede qualcosa siamo qui per dare un appoggio a queste... succede qualcosa, io tra l'altro sono anche, spero di essere vicino alla pensione, non lo so, vicino, ancora mi manca un po' di anni però, dove vado non lo so, poi quello è il problema, è un po' di tutti. Lei invece? Noi siamo nel servizio ristorazione, e siamo circa una quarantina di persone, però poi c'è tutto quello che gira intorno comunque alla mensa, quindi si arriva sui 500, anche più di 500, quindi è un problema che secondo me non riguarda solo Ansaldo, ma riguarda tutta la città. Voi ancora non avvertite problemi oppure avete già avvertito qualche sintomo? Insomma, qualche sintomo c'è, un po' di riduzione nei pasti, parlo per il servizio mensa, e insomma si inizia un po' a calare come pasti, è la cosa un po' preoccupante.